Arrivo della quarta tappa, Buonconvento Montamiata, siamo proprio in vetta alla Miata, con noi Stefano Garzelli, hai sempre dato importanza a questa tappa, hai visto il percorso, 3500 metri di dislivello, secondo te che tappa sarà questa? Beh, è una tappa difficile, sono solo 140 km, la salita finale non è durissima, sono 12 km, una pendenza del 6%, abbastanza pedalabile, ma come hai detto te sono ben 3500 metri di dislivello, quindi un accumulo di metri notevole, quindi arriveranno ai piedi della salita finale già abbastanza stanchi. Ci potrebbero essere delle differenze non grandissime tra i migliori, però ci saranno differenze, soprattutto al fatto che ieri è stata una tappa veramente dura, condotta a una media di quasi 41, stanchezza, siamo già alla quinta giornata perché dopo il prologo è la quarta tappa, domani avranno riposo fortunatamente, però oggi si capirà, andremo a delineare quali saranno quei 3, 4, 5 corridori con le più grandi possibilità nell'andare a giudicarsi questo giro Under 23, però senza dubbio manca tanto, veramente un'ultima settimana veramente molto dura, difficile, tecnica, Montirolo, Fedaia, Passo Maniva dopo domani, però intanto oggi andiamo a goderci questa bellissima tappa su una salita anche dove si può inventare qualcosa. Un passo indietro ci ha veramente regalato forti emozioni durante il giro, un Carapaz straordinario, una grande Movistar, un grande Nibali, un grande giro, possiamo dire questo. Ma è stato un giro bello, a mio parere bellissimo, che bello. Fino all'ultimo momento si sono giocati il podio anche in Landa, con Primoz Roglic, un peccato per Nibali, aver perso solo per 1:05, magari per qualche tattica di troppo, qualche controllo con Roglic, però è stato un giro molto bello, tante fughe sono arrivate all'arrivo, quindi segno che non è sempre detto che le fughe sono segnate al loro destino. È stato un giro divertente anche da commentare da parte mia, con un gran vincitore, ricordiamo quarto nel 2018, secondo come sempre un bravissimo Vincenzo Nibali, e primo Roglic che teoricamente sulla carta è il corridore del futuro, forte a cronometro, forte in salita, vedremo. È stato un giro che anche ha regalato 5 vittorie italiane, una maglia rosa con Valerio Conti per 5-6 giorni. Per noi, i nostri colori è stato un bel giro di tappa.